No, l'altra è la nostra squadra, una squadra ben allenata, organizzata, ha fisicità, ha qualità. Secondo me questa è una delle migliori squadre perché ha tanta qualità, ha tanta organizzazione, però non la toglie che noi abbiamo fatto una grande prestazione, meriti dei ragazzi, io voglio ringraziare i ragazzi a uno a uno perché io avevo detto, si sono allenati gli ultimi 15 giorni benissimo e oggi l'hanno dimostrato. Abbiamo fatto una grande prestazione, se il primo tempo avessimo chiuso con più di 2 gol di vantaggio non avremmo rubato niente, però sai, a volte capita una piccola indecisione, qualche piccolo errore e abbiamo messo in bilico la partita, però nulla toglie che la grande prestazione della squadra e il merito di questi ragazzi che veramente ecco, si stanno riprendendo quello che avevamo perso per colpa del Covid. No, a me non mi interessa, io non la guardavo prima la classifica, immagino se la guardo adesso, la classifica non serve a niente guardarla adesso, adesso serve lavorare, vedere che la squadra sta crescendo, i ragazzi fanno tanti sacrifici e questa è la cosa più importante, poi ci sta tempo per vedere la classifica. Non è un inedito, questa è la dimostrazione che è un organico importante, giocatori importanti che possono giocare tutti quanti. Io nel pre-gara, nella riunione tecnica ho detto ai ragazzi sono in difficoltà perché voi meritate tutti quanti di giocare. Le scelte vanno fatte in base al momento, alla situazione, non sono scelte definitive. In questo momento ho pensato di fare questa scelta, è andata bene, però il merito è di tutti questi ragazzi che veramente come si allenano e come si comportano, il merito di tutti quanti di giocare, però si gioca in 11 e dispiace pure qualche ragazzo che è andato in tribuna, però la strada è lunga e tutti quanti avranno la possibilità di poter esprimersi al massimo. È dovuto perché l'Altamura ci è venuto a prendere alti. Il discorso è che l'Altamura rischia perché è una squadra offensiva, una squadra che ci è venuta a prendere alti, non ci ha fatto fare la costruzione dal basso, perciò siamo stati costretti un pochino a giocare su Rei e su Cile, però questo non la toglie alla grande prestazione dei ragazzi. Io penso che abbiamo attaccati importanti perché penso che Michael Negro e Guazin Bruno non hanno bisogno di presentazioni. Questo è il momento che stanno giocando loro, però questa è una squadra che ha grosse potenzialità e ancora grossi margini di miglioramento. Pensiamo a domenica, martedì ci prepareremo per questa sfida di Andrea e poi penseremo all'altra. Dobbiamo pensare partita per partita.